Allora, siamo in onda, ben ritrovati, il terzo appuntamento di musica delle Lipari. Avete già ascoltato due brani eoliani, Tra nuvole e vele e Ossidiana, che hanno avuto comunque diciamo le stesse visite, quindi di questo siamo contenti. Adesso, anche per questa ragione, andiamo avanti e vi presentiamo ancora una canzone scritta alle Eolie. In questo caso l'autore è Geri Palamara. Io ho avuto occasione di musicare questo testo, che si chiama Il Mare di Mezzo, quindi il nome del Mediterraneo, un nome di origine araba. Geri Palamara è, insomma, meglio conosciuto come pittore per le sue mostre dal 76 a oggi, ma ha in attivo anche diverse incisioni di dischi. Possiamo definirlo un cantastorie, insomma, è anche il modo in cui lui si è, diciamo, definito in occasione di alcune nostre, diciamo, interventi musicali. Questo che riguarda il brano che adesso vi facciamo ascoltare, Il Mare di Mezzo, l'abbiamo suonata in occasione della 13ª Festa del Mare. È un messaggio universale e unione tra i popoli, dal mondo cristiano a quello islamico. Lampedusa! Cristiani saraceni, da stu mare in ta sta terra, hanno sempre di chi tiri e si fanno una gran guerra. I cristiani saraceni, da stu mare paesano, hanno sempre di chi diri, picchi tutti capiscamo. Sulle acque della vita, d'ogni pesce nostro pane, è la storia infinita tra islamici e cristiani, è la storia infinita tra islamici e cristiani. Assai strano, che parlava coi colori, vero popolo sovrano, si propose a tutti i cuori. Né parole, né trattati, né ministri, né ambasciatori, ma pensieri e gesti alati di poeti e di pittori. Messaggio di bellezza regalato dai cristiani, una semplice carezza che divise i pesci e i pani, una semplice carezza che divise i pesci e i pani. Lampedusa,